La passerella del Teatro Armani è da sempre un importante trampolino di lancio per gli stilisti emergenti. Per questa stagione Re Giorgio ha scelto Vivetta con una collezione decisamente fuori dal comune. Questo è proprio il primo debutto in questo posto meraviglioso, insomma. Un'emozione grandissima, infatti ringrazio tantissimo Giorgio Armani perché mi ha dato l'opportunità appunto di non solo fare un debutto, ma fare un debutto in una passerella così importante. Mi ha dato tantissima visibilità sicuramente. Abbiamo realizzato il colletto mani in macramè, in pizzo macramè, come a quella ragazza lì. Mi è venuta l'idea mentre stavo andando a Londra in aereo così, perché pensavo a una camicia che reggeva un fiocco, sai quando ti stringi, ti dai il colpo finale. Infatti se vedete le mani sono così come quando uno si tira il papillon. Abbiamo cercato di bilanciare molto il discorso del maschile con il femminile, sia nelle scarpe che nell'abbigliamento. Abbiamo una bellissima stampa che si declina nelle tonalità del blu, bianco e bordeaux, dove vengono raffigurati dei cavalli che corrono ed è sviluppata su un tessuto, su un crepe di lana, quindi un taglio un po' maschile. E un'altra stampa molto divertente, noi la chiamiamo stampa Nina perché rappresenta me con mio cane ed è quella, diciamo, che sta incontrando abbastanza i favori delle nostre clienti, del pubblico, che è un pochino più romantica, con dei colori rosa, carne, bianco, molto bianco. Dell'inverno, il cappotto, finalmente, dopo tanti piumini, e mi sta piacendo molto anche la pelliccia, sembra quasi un tessuto, un mohair molto lucida, col pelo molto lungo, assolutamente sintetica. So damn cruel, baby you've got nothing to prove. Benedetta, quindi una sorta di lettera aperta a questa donna meravigliosa. Cosa le racconta? Intanto le scrivo una lettera d'amore, nel senso che è un atto così di grande passione verso questa donna che intanto è una mia amica. Donna che ha attraversato i decenni della moda, essendo un'icona di stile, una delle più grandi top model di tutti i tempi. Lui mi vede
vedere come gli scogli della Sardegna accanto il suo mare, accanto ad Alghero. Io sono molto felice di avere una faccia mediterranea, antica, genuina, e così, e credo che questo piaccia ad Antonio. Ecco, e io voglio molto bene ad Antonio, perché soprattutto perché lo stimo come artista, e per me è un autore, e ogni collezione non c'entra niente con le trend e non i trend, ma è un capitolo del suo libro. Cosa che mi interessava era il suo connubio, il suo innesto con l'arte. Lei è stata nella Factory di Andy Warhol, è stata amica di Dalí, quindi insomma ha conosciuto veramente tutto il mondo dell'arte e della moda, e quindi questo mi sembrava un momento per così rubare delle cose che sono sue, i suoi colori, il rosa pallido, il grigio, il nero dei suoi capelli, così, e trasferirlo negli abiti che poi vedrete.